Hello. Last time, you remember, we finished talking about Robinson Crusoe on page 210. We are going to see the first text, reading comprehension, on page 211. Exactly, it is the moment in which Robinson Crusoe lands on the island after the storm. What we said last time about the place that is very important for the action. In fact, the place influences Robinson's actions, and we have a very precise description of what he does, what happens to him, and of course, what he plans to do, how he can save his life. Everything is extremely materialistic and concrete. It is not romantic at all. Okay? Everything also is told in a precise chronological order, and everything is narrated, as we have said, using the first person narrator. What we have, in fact, is a diary that tells us about what happened to Robinson Crusoe. It is absolutely realistic. It is something that we can think, believe, at least the foe wanted us to believe it was real. Right, page 211, a dreadful deliverance, un orribile salvataggio. The ship Robinson Crusoe is sailing on, quindi la nave sulla quale lui stava viaggiando, is hit by a storm, viene colpita da una tempesta. When the storm abates, quando la tempesta si calma, the crew, l'equipaggio, discover that they are off the coast of Guinea. Quindi l'equipaggio scopre che sono sulla costa della Guinea. After a long discussion, they decide to head for Barbados. Quindi decidono di dirigersi verso le Barbados, where they hope to repair the ship, dove sperano di riparare la nave, before crossing the ocean. However, tuttavia, a second storm blows so violently, una seconda tempesta, quindi così violenta, that the ship is cast upon the sandy coast of an island, che la nave viene sbattuta sulla costa sabbiosa di un'isola. They board a lifeboat, quindi allestiscono una scialuppa, and high seas, but a fatal wave, un'onda fatale, upsets the boat, rigira la barca, and scatters all of the men, e disperde tutti gli uomini. After we had rowed, dopo che avevamo remato, or rather driven about a league and a half, o ci fossimo diretti per circa una lega e mezzo, as we reckoned it, così come ci sembrava, a raging wave, un'onda furiosa, mountain-like come una montagna, came rolling astern of us, quindi iniziò a alzarsi dietro di noi, and plainly bade us expect the coup de grâce, e visibilmente ci fece aspettare il colpo di grazia, ci chiese di aspettare il colpo di grazia. It took us with such a fury, ci prese con un tale furore, that it overset the boat at once, che rigirò la barca subito. And separating us as well from the boat as from one another, e separandoci dalla barca e l'uno dall'altro, visto che erano due uomini. Gave us no time to say, non ci diede tempo per dire, oh God, for we were all swallowed up in a moment, perché l'onda ci ingoiò in un momento. Nothing can describe the confusion of thought which I felt.
Niente può descrivere la confusione di pensiero che io provai when I sank into the water, quando affondai nell'acqua. For though I swam very well, sebbene io sapessi nuotare molto bene, yet I could not deliver myself from the waves, non mi potevo liberare dalle onde, so as to draw breath, da prendere un respiro, till that wave having driven me, or rather carried me a vast way, fin quanto quell'onda che mi aveva spinto lontano, on towards the shore, verso la riva, and having spent itself went back, quindi l'onda si era esaurita, si era ritirata, and left me upon the land almost dry, e mi lasciò a terra quasi asciutto, but half dead with the water I took in, ma mezzo morto con l'acqua che avevo bevuto. I had so much presence of mind, ebbi tanta presenza di mente, as well as breath left, come anche il respiro che mi rimaneva, that seeing myself nearer the mainland than I expected, che vedendomi vicino terra più di quanto io mi aspettassi, I got upon my feet, mi alzai in piedi, and endeavored to make on towards the land, e mi sforzai di dirigermi verso terra, as fast as I could, il più velocemente possibile, before another wave should return, prima che un'altra onda potesse tornare, and take me up again, e sollevarmi di nuovo. But I soon found it was impossible to avoid it, ma presto scoprì che era impossibile evitarla, for I saw the sea come after me, as high as a great hill, perché vidi il mare venire dietro di me alto come una grande collina, and as furious as an enemy, e furioso quanto un nemico, which I had no means or strength to contend with, e un nemico contro il quale non avevo né i mezzi né la forza di affrontare. My business was to hold my breath, la mia preoccupazione era di trattenere il respiro, and raise myself upon the water if I could, e rimanere a galla sull'acqua se potevo, and so by swimming, e così nuotando, to preserve my breathing, trattenere il respiro, and pilot myself towards the shore, e dirigermi verso la riva. Right, line 15, I'm going to jump a piece of it that is less interesting, and start reading again, line 25. After I had solaced my mind, dopo che mi fossi consolato with the comfortable part of my condition, con la parte confortevole della mia condizione, I began to look round me, iniziai a guardarmi intorno, to see what kind of place I was in, per vedere in che tipo di posto ero, and what was the next to be done, e cosa prossimamente dovevo fare. And I soon found my comforts abate, and that in a word, e trovai subito nessun conforto, e in una parola, I had a dreadful deliverance, che avevo avuto un orribile salvataggio. For I was wet, ero tutto bagnato. I had no clothes to shift me, non avevo abiti per cambiarmi, nor anything either to eat or drink, e niente nemmeno da mangiare o bere, to comfort me, per confortarmi. Neither did I see any prospect before me, e né vedevo alcuna prospettiva davanti a me, but that of perishing with hunger, ma quella di morire di fame, or being devoured by wild beasts, o di essere divorato dagli animali selvatici. And that which was particularly afflicting to me was, e ciò che mi affliggeva particolarmente era, that I had no weapon, che non avevo armi, either to hunt and kill any creature, non avevo armi da cacciare o uccidere qualsiasi creatura, for my sustenance, per il mio nutrimento, or to defend myself, o difendermi against other creature,
contro qualsiasi altra creatura that might desire to kill me for theirs, che voleva desiderare uccidermi per il loro nutrimento. In a word, in una parola, I had nothing about me but a knife, non avevo nient'altro su di me che un coltello, a tobacco pipe, una pipa col tabacco, and a little tobacco in a box, un po' di tabacco in una scatoletta. This was all my provisions, queste erano tutte le mie provviste, and this threw me into such terrible agonies of mind, e ciò mi fece venire delle terribili agonie, that for a while I ran about like a madman, che per un po' corsi in giro come un matto. Night coming upon me, la notte quindi venendo, I began with a heavy heart to consider, iniziai con un cuore pesante a considerare, what would be my lot, quale sarebbe il mio destino, if there were any ravenous beasts in that country, se ci fossero delle bestie affamate in quel luogo, as at night they always come abroad for their prey, dato che di notte arrivano sempre per la loro preda. Okay, I think these are the most interesting parts of the text. So you see that it's written in the first person, the tense used is the past simple, okay, and all the descriptions are absolutely very concrete, very real, and we see that the first purpose is the purpose of verisimilitude, the fact that the reader can identify himself or herself with the protagonist. Okay, right, goodbye.